È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente. Anche noi, che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti. Bene, amici lettori, ben ritrovati a questo esperimento di trasmissione in cui ci colleghiamo già da oggi da più parti del mondo. Vedete, ci sono degli ospiti che io ringrazio e voglio abbracciare, anche se stiamo piuttosto lontani, soprattutto con Antonietta Pignataro, che si trova in questo momento a Nairobi, in Kenya. Questa trasmissione, ormai partita ieri, serve per fare il punto della situazione sulla nostra città, Mesagne, al tempo del coronavirus. Ecco per quale motivo in questo momento, perché l'abbiamo data, diciamo, poco tempo fa, pochi minuti fa, vi diamo la notizia del decesso di un signore di Mesagne, un anziano di 77 anni che è morto a San Giovanni Rotondo per cause collegate, diciamo, alla sua salute e anche perché è risultato positivo al coronavirus. È accaduto ieri sera, mentre probabilmente noi stavamo in trasmissione, è accaduta questa triste notizia. Una notizia piuttosto complicata anche per la presenza della moglie in quel momento in ospedale. La signora non è stata trattata per nulla, probabilmente presi dalla difficoltà di gestire tanti casi, hanno in qualche modo, così ci racconta la signora, ci ha dichiarato la signora, i parenti l'hanno trattata anche in maniera poco umana, se così ci possiamo permettere di dire. Comunque è una triste notizia per la nostra città. Fondamentalmente a Mesagne, almeno fino a questo momento, ufficialmente non ci sono altri casi di coronavirus. La città questa mattina era libera da macchine, era libera da persone a passeggio, sicuramente c'erano, però non erano tantissimi. Ciò significa che la nostra città, come tanti paesi del sud della Puglia, stanno rispettando le disposizioni del governo. I numeri oggi sono ancora una volta da guerra. La Protezione Civile poco fa ha annunciato che ci sono 20.603 contagiati in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 2.863. Questo è il dato più alto fino a questo momento. Per quanto riguarda le persone defunte, il contatore è arrivato a 1.809, con un più 368. A questo mettiamo anche la paura, la difficoltà in tanti italiani, e capiamo qual è il clima
che si sta vivendo in questo momento. La nostra città è una città che sta rispettando, come dicevo prima, le regole, però c'è qualcuno, come sempre, che vi è. Fabiana, di fare il punto della situazione in questo momento con i carabinieri, se hanno fermato qualcuno, se noi abbiamo notizie in merito. Grazie Cosimo, buonasera Mesagnetti. Purtroppo la città di oggi ancora una volta ha avuto 5 denunciati. Parliamo di 3 persone, 2 ventenni e un uomo di 50 anni che intorno alle 10 lavavano l'auto all'autolavaggio, e poi parliamo di altri 2 pensionati di una settantina di anni che erano in giro alle 7 di mattina senza giustificato motivo e purtroppo senza avere con sé l'autosegnalazione. Io ci tengo ancora a sottolineare una volta che dobbiamo stare attenti, perché purtroppo quelle che prima sembravano delle attività normale routine oggi rappresentano un serio motivo per inciampare nell'articolo 650 del codice penale, che riguarda l'osservanza dei provvedimenti dell'autorità. Quindi per favore stiamo attenti. Io capisco che sono delle normali attività che abbiamo sempre svolto, come quella di uscire fuori a passeggiare il cane, fare una passeggiata, però prima di farlo pensiamo non una, neanche 3 volte, ma 10 volte, perché quelle attività che era la nostra quotidianità purtroppo oggi ci fanno inciampare nel codice penale. Quindi per favore cerchiamo di stare attenti. Io non ho presentato gli altri 2 ospiti, ma perché per molti sono volti conosciuti. Da una parte c'è Don Pietro De Buzio, parroco del santuario di Mater Domini, nonché responsabile della Caritas vicariale e punto di riferimento della casa di Zaccheo. Con Don Pietro, nostra città, che riguarda la casa di Zaccheo, è uno spazio dove vengono accolti persone bisognose della nostra città, della nostra Mesagna. Ne parleremo con Don Pietro. E poi dall'altra parte un viso giovane, giovanissimo, che è la speranza della nostra città e la speranza di Mesagne, Vito dell'Aquila. Se ci fosse l'applauso te lo faremmo tutti, Vito. Ti ringraziamo per la tua disponibilità oggi a stare con noi. Io, se mi permetti, sia Vito che Don Pietro, attendete un attimo, perché voglio affrontare la questione con Antonietta, che, come dicevo prima, si trova a Nairobi in questo momento, in Kenya. Antonietta sta avendo delle difficoltà a ritornare a Mesagne. A Nairobi c'è notizia che il coronavirus è arrivato e c'è tantissima preoccupazione. È così, Antonietta? Sì, esattamente così. Infatti i telegiornali non fanno che, insomma, informare su questo problema, insomma, che sta prendendo purtroppo, o può prendere, diciamo così, un aspetto veramente incontrollato, insomma, non è semplice, non perché la gente non le vuole rispettare le regole, ma perché non è nella condizione di poterle rispettare, no? Perché chi vive ovviamente nello slam, in una situazione, in una condizione di congestionamento proprio di spazi che non esistono, cioè nel senso che in una baracca di 2 metri per 3, io credo che quelle attenzioni non assolutamente si riversa fuori, perché dentro casa non può stare, se la vogliamo chiamare o definire casa. Perciò è davvero un problema, cioè nel momento in cui si dirà la gente non può uscire di casa, come è successo in Italia, cioè io non so questa gente dove può andare, non è possibile per loro, cioè è inimmaginabile poter controllare una situazione del genere. Questa è la cosa che mi spaventa di più, perché ovviamente, ripeto, non è gente che magari le regole non le vuole rispettare, non è nelle condizioni di poterle rispettare, perché deve uscire per andare a prendere l'acqua, deve uscire per trovare qualcosa da mangiare, ovviamente. Ripeto, oggi un ragazzo mi ha mandato su WhatsApp mi ha mandato una foto, alcuni negozi di Nairobi presi all'assalto, diceva, ma da persone ricche che comunque possono permettersi di andare a fare la spesa, e noi come possiamo fare? Cioè loro magari hanno la possibilità di mettere in uno spazio a casa
anche di farsi la spesa per poter stare giorni. Noi non abbiamo neanche lo spazio per noi, non abbiamo neanche la possibilità di andare a comprare qualcosa se non le cose giornaliere che possiamo consumare quando le troviamo. Perciò davvero è una situazione che fa rabbrividire, insomma, che fa riflettere, che fa pensare. Scusami se ti interrompo, so che tu vorresti tornare in Italia, no? Ma che tipo di problemi stai trovando? Allora, ieri mi è arrivata la seconda, sino al 30 aprile. Io sono in contatto sia con alcuni amici delle Nazioni Unite, che ho conosciuto per fortuna tramite anche Antimo Sportelli, che è stato qui praticamente sino a 2 settimane fa, 10 giorni fa. E perciò c'è anche questo ulteriore contatto che ho, e a parte, voglio dire, con l'ambasciata, che insomma dovrò anche domani mattina dovrò contattare per capire qual è la situazione. Le Nazioni Unite mi dicono che non ci sono voli speciali per poter rientrare in Italia, no? Anche se Di Maio ha praticamente affermato questo. Non ci sono, perché c'è un'amica che ha i genitori qui, che dovevano rientrare già una settimana fa, e per 2 volte è stato annullato il volo. Perciò adesso resta da vedere, da capire. Sicuramente io sono tornata oggi a Nairobi, però vi assicuro che insomma è una cosa che mi mette ansia, perché è un nemico invisibile, come è stato sottolineato, cioè non lo vedi, non sai chi può aver già colpito, chi può... Sappiamo che la studentessa che ha fatto comunque un percorso in alcune zone di Nairobi è tornata in aereo con altre persone, 40-50 persone che comunque sono scese a Nairobi e sono state a contatto con lei. Però, come sapete, c'è un periodo di incubazione e probabilmente la cosa potrebbe esplodere fra una settimana, fra 2 settimane. Questo purtroppo non lo può dire nessuno, insomma. Certo, la situazione è complicata dappertutto, anche della Francia, che della Germania, ma se arriva nei paesi come il Kenya o altri paesi dell'Africa, è davvero un'ecatombe vera e propria, può accadere anche questo, vero? Esatto, proprio questo. Un po' perché le strutture sanitarie non garantiscono assolutamente niente. Hanno già detto che cureranno chi ha la possibilità di pagare la cura. Perciò, a parte il fatto che non esistono camere di rianimazione, o perché negli ospedali privati sono praticamente, li possiamo definire i nostri dispensari, cioè loro li chiamano ospedali, però sono i dispensari nostri, perciò tutto quello che potrebbe essere, che potrebbe servire in termini di macchinari, non ci sono. Grazie Antonietta. Don Pietro, io mi collego a questo discorso che faceva Antonietta, non perché viviamo la stessa situazione in Italia, anzi noi stiamo molto meglio, però c'è una fascia di popolazione che ha davvero bisogno di tante cose. Quella fascia di popolazione che spesso si riferisce alla casa di Zaccheo. Oggi, come anche l'altro giorno, Don Pietro, tu hai lanciato un appello. Che cosa sta accadendo alla casa di Zaccheo in questo momento? Intanto buonasera a tutti. Credo che mi ascoltate, no? Pronto? Sì. Mi ascoltate? Sì. Allora, nella casa di Zaccheo ci sono 2 tipologie di dimora che sono lì alloggiate nella casa, e sono 6 persone, tra cui anche 2 bambini, anzi un bambino, e poi ci sono circa 30 persone che usufruiscono dei pasti caldi ogni giorno. E quindi c'è questa accoglienza da parte della casa di Zaccheo, con tutte le precauzioni sia dei volontari sia di coloro che usufruiscono di questo servizio. Certo è che quello che stiamo vivendo in questi giorni è soprattutto la mancanza di volontari che si adoperano per la cucina, e questo sta diventando veramente un problema, perché fare pasti per 40 persone
quando non si trovano gli addetti diventa veramente difficile. A questo si aggiunge poi tutta quell'attenzione, quella premura che la casa di Zaccheo ha nei confronti degli ospiti, cioè di coloro che usufruiscono della mensa. E allora bisogna essere attenti perché usino i guanti, la mascherina, che la casa di Zaccheo comunque sta offrendo quasi ogni giorno ai nostri amici ospiti. E quindi tanta cura per l'igiene. Ecco, quello che stiamo vivendo, dicevo, è proprio questa mancanza. Questo non verrà supportato, questo servizio, veramente mi piange il cuore, che all'isolamento già di queste persone che vivono nella solitudine si aggiunge adesso l'isolamento della coronavirus, e quindi è un problema è un problema sociale, ma è un problema anche di reazioni, no? di attenzione, di cure verso queste persone. Bene, a noi mesagnesi, a noi italiani ci viene chiesta una cosa semplicissima: dobbiamo restare a casa, perché soltanto così riusciamo ad isolare il virus e quindi a non contagiarci l'uno con l'altro. Certo, è un'esperienza unica, diciamo anche a volte difficile, è un'esperienza in cui tanti stanno facendo mille sacrifici, le famiglie si stanno riorganizzando e il cuore, il pensiero in questi giorni personalmente è andato a Vito dell'Aquila, perché Vito sta con la testa a Tokyo 2020, credo, o comunque sta con la testa negli allenamenti, e la domanda che io mi faccio è: Vito, tu come stai facendo? Allora, io sto cercando di organizzarmi nel migliore dei modi per risolvere questo problema. Ovviamente non posso stare fermo, ma mi alleno a casa due volte al giorno, una volta la mattina, una volta il pomeriggio, e faccio una volta cioè un allenamento di preparazione atletica. Il mio preparatore atletico della nazionale mi ha dato il programma da svolgere, io lo svolgo, e poi nell'acqua, dato che c'ho il sacco a casa, poi mi alleno con mio fratello che mi aiuta, mi mantiene colpitori, e mi ha detto: se vinci le Olimpiadi mi devi offrire metà del premio. sì. E niente, sto cercando nel migliore dei modi possibili di far fronte a questo problema. Certo, bravo Vito. E un consiglio che tu vuoi dare a tanti ragazzi che come te fanno il taekwondo, lo sport del taekwondo, ma anche altri sport, che in questo momento sono costretti a casa? Dagli un consiglio, cioè un incoraggiamento. Allora, possono svolgere tutti un po' di attività fisica dentro casa, cioè certo ci sono degli sport tipo il nuoto, i tuffi, in cui, cioè, che sono più sfortunati, diciamo, però tipo noi del taekwondo o altri sport possiamo fare preparazione atletica, oppure non lo so, cioè qualcosa la possono trovare tutti per allenarsi, quindi sta nella testa di ognuno. Va bene, grazie Vito. Don Pietro, invece, io faccio il giro contrario, all'inverso rispetto a prima, volevo chiederti invece: le attività pastorali si sono bloccate completamente, come vi state organizzando? Sì, sì, è ormai da più di una settimana che tutte le attività pastorali, dal catechismo agli incontri di formazione, incontri di preghiera, sono tutti sospesi. E speriamo che questo maledetto coronavirus possa di fare anche la Settimana Santa in casa, e questo veramente prende il cuore. E io volevo aggiungere soltanto una cosa, se mi è permesso. Cominciano a scarseggiare nella casa di Zaccheo un po' di viveri freschi, diciamo, ecco, la frutta, la verdura, tutto ciò che è fresco. Io domani ho un incontro con il sindaco proprio per cercare di dare un rimedio anche a questa situazione, perché se si protrae per tanti giorni c'è veramente bisogno di una collaborazione con gli assistenti sociali, con la protezione civile, che ringrazio
il sindaco, l'assessore ai servizi sociali, gli stessi assistenti sociali, perché continuamente fanno riferimento alla casa di Zaccheo per dare un po' di coraggio anche a questi nostri amici messagnesi, messagnesi che vivono questo dramma della solitudine e adesso anche di questo isolamento. Quindi sì, è vero, è chiusa la chiesa, le celebrazioni, ma diamo anche spessore di umanità verso questi nostri amici che si allontanano da casa soltanto per venire alla mensa a ritirare il pranzo o la cena. Poi devono stare a casa, anzi tutti dobbiamo stare a casa. Grazie. Antonietta, invece, tu come vedi da lontano questa nostra Italia? Veramente la cosa mi mette ansia per tutta una serie di situazioni che poi di riflesso si ripercuotono anche su quello che io sto facendo qua. Cioè, noi stiamo facendo qua. Il fatto che le scuole sono chiuse e noi come We Palace avevamo i collegamenti con le scuole, perché nel periodo in cui sono in Kenya i ragazzi del Kenya si interfacciano con i ragazzi italiani, sia con le scuole di Lecce, con le scuole di Mesagne. Questo ovviamente crea problemi, crea crea un problema. Alcune scuole fanno delle colpi per noi, ovviamente questo adesso è sospeso e voi capite che quando viene a mancare, cioè noi facciamo affidamento su queste piccole raccolte fondi che comunque arrivano da diverse parti d'Italia, non solamente da Mesagne, perché io essendo scout sono collegata con diversi gruppi che poi durante l'estate praticamente vengono qui a fare dei campi di lavoro. Quest'estate dovevano venire 100 ragazzi dall'Italia. Adesso avevano già comprato il biglietto, stavano già lavorando e diventa veramente, questo è un grosso problema, questo è un grosso problema, perché pare che Mombasa, la costa è stata chiusa, perciò nessuno può arrivare neanche lì con voli charter, con altro, insomma. Viviamo adesso, io sono davvero in ansia, non solamente per l'aspetto economico, no? Perché avevamo iniziato dei lavori che purtroppo dobbiamo lavori che comunque avrebbero dato poi la possibilità di trovare fondi qua, perché abbiamo operato per piantare comunque delle culture che avrebbero dovuto dare un ossigeno, ecco, ossigeno. Adesso praticamente sembra è tutto fermo, perciò io immagino l'Italia, la situazione io la immagino, ma di riflesso la vivo anche qua adesso, cioè vivo la paura, vivo la tensione, perché comunque, come diceva Don Pietro, quando scarseggia comunque, no, una materia che ti consente anche la sopravvivenza di alcuni situazioni, questo ovviamente non è già pronto, per me è ancora più difficile, perché ovvio io qua, cioè oltre ai ragazzi che collaborano con me, locali, poi è ovvio che sono davvero quel senso di di lontananza, non dico solitudine, no, perché non mi sento, non la solitudine non la vivo, però la lontananza pesa e ovviamente, insomma, non ti fa stare bene questa esatto. E non fa stare bene neanche gli altri. Va bene, ti ringrazio. Io invece ringrazio tutti voi per questo, diciamo, questa testimonianza. Spero che questa nostra trasmissione possa servire ai mesagnesi a capire che in questo momento è necessario rispettare le regole, le semplici regole che ci hanno dato. Abbiamo di fronte una settimana che può diventare la settimana della svolta, come può diventare anche una settimana negativa. Sta a noi sceglierlo, a noi mesagnesi, a noi pugliesi, a noi italiani. Certo, però se aspettiamo qualche altro giorno, probabilmente vedremo i frutti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Vito, allora, la tua testa ormai è concentrata su quello che devi fare da qui a qualche mese. La fiamma olimpica è partita, ti facciamo un grande incoraggiamento e ti ringraziamo per questa esperienza che stai facendo. E ci vuoi lasciare un altro messaggio, un'altra cosa, ce lo vuoi dire?
Niente, invito tutti i giovani, ma anche tutte le persone di Mesagna a restare chiusi dentro casa, perché solo così possiamo sconfiggere questo nemico. Grazie Vito. E su questa cosa che hai detto, io voglio dare la parola a Fabiana, perché Fabiana ha raccolto la testimonianza di due fratello e sorella che vivono a Milano, e così raccontacela Fabiana. Sì, Cosimo, scusami, consentimi un attimo di fare un aggiornamento relativo alla cronaca, perché nel pomeriggio di oggi, intorno alle 3, sono stati fermati altri 3 ragazzi che purtroppo si spostavano sul territorio senza il documento dell'autosegnalazione. Parliamo di 2 fratelli che a quanto pare si erano recati in un'azienda a prendere un ragazzo, un operaio, che pare dovesse andare nella loro casa a controllare la finestra di una stanza perché pare avesse dei problemi, e purtroppo i 3 ragazzi non avevano con sé l'autosegnalazione, quindi purtroppo sono stati denunciati anche loro. Io ripeto, dobbiamo fare per un senso di responsabilizzazione che svolgiamo quotidianamente. Non ci pensiamo purtroppo prima di uscire, mentre stiamo svolgendo semplicemente il nostro lavoro. Però per favore riflettiamo, soffermiamoci un attimo su quello che stiamo andando a fare se dobbiamo uscire da casa. Per il resto comunque cerchiamo di rimanere quanto il più possibile dentro casa e di uscire soltanto in caso di necessità. Ora, No, aspetta, do anch'io un aggiornamento che riguarda i casi della provincia di Brindisi. Sono arrivati fino a 40 casi in provincia di Brindisi positivi al coronavirus. È appena arrivata. Vai, Fabiano. Sì, quindi dicevamo, a proposito del cuore, a proposito dei mesagnesi, ci sono questi 2 fratelli, Monica e Giorgio Scarafili, che vivono a Milano per lavoro. Giorgio è un ingegnere informatico, Monica fa la commessa all'Evis, e loro sono rimasti a Milano, però ogni giorno hanno Mesagna nel cuore, hanno nel cuore la loro famiglia, i loro cari, e ci hanno gentilmente inviato questo affettuoso saluto e un abbraccio virtuale ai cittadini di Mesagne, riconoscendo che alla fine si stanno comportando davvero bene nello sconfiggere questo nemico. Vediamolo. Vai Ivano, mandalo. Ciao Mesagne, siamo Monica e Giorgio, 2 fratelli mesanesi, trapiantati al nord. Come ben sapete, la Lombardia è l'epicentro del coronavirus, e anche Milano, la città che non si ferma mai, questa volta si è dovuta fermare. Ma è giusto così. Per superare questo periodo difficile è necessaria la collaborazione di tutti. Quindi restiamo a casa, laviamoci le mani e manteniamo il metro di distanza. E io lancio l'hashtag Noi Restiamo Qui, perché noi mesagnesi fin dal primo momento abbiamo deciso di rimanere qui, di proteggere la nostra famiglia, i nostri amici, la nostra Mesagna, perché solo così, solo collaborando tutti insieme, possiamo sconfiggere il coronavirus. Quindi sorridiamo, perché il sacrificio che ci chiedono non è poi tanto grande. Siamo convinti che andrà tutto bene. Mesagne, state lavorando benissimo. Grazie di cuore. Un bacio virtuale a tutti. Saluti da Milano. Ciao. E grazie a tutti voi. Anch'io mi permetto di darvi un bacio virtuale a tutti. Il bacio più grosso arriva da Antonietta Pignataro, che si trova a Nairobi, così lontana da Mesagne, e poi a Don Pietro, a Fabiana, no, qui vicino, quindi non ci interessa. Invece a Vito dell'Aquila non solo un bacetto, ma un abbraccio forte e un incoraggiamento. Vito, grazie per essere stato in bocca al lupo. E andremo a Tokyo a vederlo. Noi ci organizziamo, certo. Quindi potremmo venire. Grazie a tutti voi, grazie a Ivano che si trova a Ceglie Messapica, dove ci sta dando la possibilità di andare in onda. E se tutto va bene, ci vediamo domani sera per altri aggiornamenti sulla Mesagne al tempo del corso. Ciao a tutti, un abbraccio. Grazie. Ciao. È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente.
Anche noi che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti.